Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi, come detto al titolo, vi faccio già una recensione delle graphic novel che ho acquistato al Cartoon Mix. Quindi sì, effettivamente io appena ho avuto l'occasione, cioè tipo sono andata al Cartoon Mix tipo neanche 2 giorni, avevo già letto un'opera e quindi ho deciso appunto di parlarvene in un video. Tra l'altro qualcuno mi aveva chiesto, non mi ricordo precisamente chi, però qualcuno mi aveva chiesto appunto opinioni su queste graphic novel, quindi iniziamo col botto, iniziamo con il titolo da Paperino e la regina fuori tempo. Tra l'altro vorrei dire 2 parole su questa copertina che io amo, mi piacciono un sacco i colori, mi piacciono un sacco la grafica, gli occhi un po' manga della nostra protagonista, di una dei due protagonisti appunto, perché l'altro Paperino. Questo è in cartonato rigido e da Panini, però costa 14,90 € ed è sottile. Come tutti questi qua, sono edizione Limited Deluxe Edition di Topolino. E questa è un'opera di Bruno Enna e Giada Parisinotto, che sono due autori della Disney, e hanno fatto questa bella cosa. In realtà la ragazza che vedete in la paperina, diciamo anche la papera, che vedete in copertina è già esistita perché è stata creata da Cavazzano ed è una papera, una regina di un altro mondo e non mi ricordo adesso precisamente come, però viene, diciamo, incontra Paperino e diventano amici. Questo non viene raccontato qua dentro, viene raccontato nelle favole addietro, nelle storie di anni, anni, anni or sono. La copertina è fatta in questa maniera, davanti appunto è fatta così, con il colore appunto di cui mi piacciono un sacco. Questa è la costina super sottile con la scritta appunto, e dietro è fatto in questa maniera, con una breve, possiamo dire, trama di che cosa è esatto. Come dice qua, adesso vi introduce appunto chi è Regina, la regina, ovvero Reginella si chiama, è nata nel 72, quindi capite bene che io le favole 72 non le ho lette. Io non l'ho letta, le favole 72, perché sono un pochino più giovane degli anni 72. Ho letto qualche Topolino di mio padre, ma sinceramente non mi ricordo di aver visto questo personaggio. E diciamo, parliamo di quest'opera. Di che cosa parla quest'opera? Quest'opera parla di un problema temporale, appunto, che connette due personaggi, ovvero Reginella e Paperino. Diciamo che nella storia vecchia la loro memoria doveva essere stata cancellata, si sono conosciuti ma in realtà non si dovevano conoscere, la loro memoria è stata cancellata, ma non è stata cancellata del tutto. Ogni tanto i due si pensano senza neanche sapere che si pensano, cioè io, sapete quando vi imbambolate in un punto, state pensando a qualcosa, non sapete neanche a che cosa state pensando? Esatto, questo è il caso dei due personaggi. Questo connettersi continuamente, diciamo che ha un problema legato anche al maltempo, appunto, la pioggia, i temporali e tutto quanto, e qualcuno cercherà di risolvere la questione in una determinata maniera. Questo è il succo sintesi di tutto quanto, perché comunque non voglio farvi spoiler, comunque l'opera è molto breve, quindi non voglio fare spoiler. Ma che cosa penso di quest'opera? Allora, ragazzi, io per ora ho letto solo Moby Dick, non ho ancora letto nessun'altra opera cartonata da Disney, ma questa è una storia bellissima. Innanzitutto parla di un'amicizia talmente tanto profonda da attraversare il tempo e lo spazio. Un'amicizia con un sentimento talmente forte da mettersi in gioco l'uno per l'altro senza neanche veramente ricordarsi chi sia l'altro. Quindi un'amicizia così forte, così forte che non si dissolve, non si dissolve in nessuna maniera possibile, nessun congegno, niente può cancellare questa amicizia e far morire tutto. Vi faccio vedere qualche immagine, tanto per farvi vedere appunto l'immagine con cui inizia la storia, che è appunto questa qua iniziale, dove c'è scritto: il tempo talvolta unisce, talvolta separa. Ma la vera amicizia non conosce frontiere quando è sincera. E questa è la chiave di tutto, di tutta la graphic novel. Ed è qualcosa di meraviglioso. Ci sono dei disegni spettacolari. Io amo questi disegni. Un po' cicciottosi. Se faccio, riesco a beccare qualche immagine che mi piace particolarmente. Questa è una delle mie immagini preferite in assoluto. Amo questo stile di disegno molto cicciottoso, molto
decorato, colorato, ci sono un sacco di immagini, cioè in un'unica immagine riescono a catturare tantissime cose, a trasmettere tantissimi sentimenti che poi vanno nell'amicizia comunque, nell'amore, nell'amicizia, ma sono riuscita a fare un'opera fantastica. Mi è piaciuto tantissimo, veramente tantissimo, e sicuramente lo straconsiglio. Spero che il video vi sia piaciuto. Se voi avete già letto quest'opera, ditemi cosa ne pensate. Io ve la straconsiglio, anche se costa 15 euro, ve la straconsiglio. E noi ci vediamo al prossimissimo video. Ciao ragazzi!